Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi vediamo il famosissimo giro di Do. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, finalmente è arrivato il momento di mettere le accordi sulla chitarra e cominciamo con gli accordi un po' più semplici e vediamo. Che cos'è il giro di Do, famosissimo? Il giro di Do è composto da quattro accordi. Che cosa significa giro di Do? Significa che sono questi quattro accordi che girano sempre e che possono formare tante canzoni. Si chiama giro di Do perché comunque è un giro di accordi che funziona, diciamo, all'orecchio. Quindi, partiamo con l'accordo di Do maggiore. Come si suona? Abbiamo detto che le corde si contano dal basso verso l'alto, quindi prima corda Mi cantino, Si, Sol, Re, La, Mi. Se ancora non conoscete la tastiera della chitarra, vi metto il link così potete andare a guardare il primo video proprio sulla conoscenza delle corde della tastiera della chitarra. Comunque, andiamo avanti. Le dita della mano sinistra che suonano sulla tastiera, nei tasti, si chiamano 1, 2, 3 e 4, perché il pollice non si usa quasi mai sulle corde e serve solo per mantenere il manico. Quindi mettiamo il dito numero 1, quindi primo dito, sul primo tasto alla seconda corda. Vi ricordo che bisogna suonare mettendo le dita in modo perpendicolare, quindi la punta delle dita. Se avete le unghie, dovete tagliarle. Mentre alla mano destra potete avere le unghie anche perché serviranno per arpeggiare. Ora mettiamo primo dito, seconda corda. Ricordiamoci di lasciare lo spazio tra il palmo e il manico, altrimenti va a stoppare le corde e non si sentirà nulla. Quindi, poi il secondo dito lo mettiamo alla quarta corda del secondo tasto, mentre il terzo dito lo mettiamo alla quinta corda del terzo tasto, ok? In questo modo qua. Suoniamo. Bene, questo accordo è il famoso Do maggiore. Il secondo accordo si chiama La minore e si passa il terzo dito sempre nel secondo tasto al di sotto del secondo dito, quindi sarà 2 al primo tasto, cioè seconda corda, primo tasto, quarta e terza corda nel secondo tasto, La minore. Quindi da Do maggiore si passa alla minore. Poi il terzo accordo invece sarà il Re minore. Si scendono tutte le dita di una corda, quindi primo dito, prima corda, primo tasto, secondo dito, terza corda, secondo tasto, mentre questo dito si sposta ancora nel terzo tasto alla seconda corda. Quindi questo sarà il Re minore. Ricordiamoci, quando suoniamo l'accordo di Re, di suonare solo le quattro corde, le prime quattro corde, cioè senza suonare le corde più basse, più gravi, ma suoniamo solo queste. E poi infine c'è un ultimo accordo che è il Sol, sarebbe il Sol settima, ma io vi metto il Sol in posizione fondamentale perché tanto è uguale e poi vedremo le settime successivamente. Quindi mettiamo primo dito, secondo tasto, penultima corda, quindi sulla corda del La. Poi secondo dito, terzo tasto sulla corda del Mi, quindi l'ultima corda. E queste due dita, sempre nello stesso tasto, che è il terzo, prima e seconda corda. Ok? E questo è il Sol maggiore. Potete anche prenderlo soltanto mettendo un dito solo sulla prima corda nel terzo tasto. È lo stesso, sempre Sol maggiore. In questo modo mi piace di più come suona. E poi ci abituiamo già a usare tutte e quattro le dita sulla chitarra. E poi si riprende dal Do maggiore. Con questo giro si possono fare tante canzoni,
Una tra queste è Il cielo in una stanza, ad esempio, di Gino Paoli. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Oppure, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Oppure poi cambiano qui gli accordi, oppure si può fare felicità, un bicchiere di vino con un panino la felicità, la 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 felicità, la felicità, felicità, e si riprende. Poi se cercate canzoni con il giro di do, ce ne sono davvero tantissime, voi esercitatevi piano piano nei vari passaggi e vi consiglio di, man mano che cambiate le accordi, di rafforzare meglio alcuni passaggi più difficili, tipo dal La minore al Re, mentre quello dal Do al La minore è facile. Poi dal La minore al Re minore è un po' più difficile, abbiate pazienza e ripetetelo più volte. Stessa cosa dal Re al Sol, Re minore, Sol. E poi vedrete che piano piano, se lo fate tutti i giorni, vi verrà. Domani vi faccio vedere altri accordi che poi voi potete comunque studiare con calma per riuscire a suonare altre canzoni. Per quanto riguarda la mano destra, al momento suonate soltanto così, solo anche se avete il plettro o non lo avete uguale, soltanto con una plettrata verso il basso. Poi vedremo bene anche i ritmi con la mano destra. Per il momento concentriamoci ad imparare gli accordi della mano sinistra. A domani, ciao ragazzi!